La Subaru Impresa è tornata. È tutta nuova, basata su una piattaforma inedita ed ha cambiato completamente spirito. Vediamo come va qui sulle strade a Palma de Mallorca. La nuova Subaru Impresa si è evoluta appunto in senso normale, borghese, sicuro ma non sportivo. A partire appunto dalla telecamera EyeSight di sicurezza, che consente di far funzionare tutti quei sistemi che oggi sono irrinunciabili sulle vetture moderne, come il cruise control attivo, che è in grado anche di fermare la vettura, la frenata automatica di emergenza e il controllo attivo del mantenimento della corsia, con anche l'intervento sullo sterzo. La macchina poi è dotata del cambio automatico Lineartronic, che è perfetto nell'uso tranquillo di tutti i giorni, perché è molto regolare, silenzioso, non ha ovviamente il cambio di marcia classico a gradino quando lo si usa gentilmente con poco acceleratore. Se invece si alza il ritmo, la vettura diventa più reattiva, grazie anche al fatto che il cambio è in grado di fare le cambiate a gradino quando si utilizza nella parte alta del regime del carico. Grazie alla nuova piattaforma Subaru, Subaru Global Platform appunto, il rollio è limitato, lo sterzo è abbastanza pronto e progressivo e quindi la macchina si comporta bene sulle curve, però in quelle condizioni, se si vuole un po' forzare e alzare il ritmo, il cambio non dà il meglio perché arriva un po' in ritardo e quando si toglie il piede tende a allungare il rapporto e quindi la macchina scivola via un po' libera. Insomma, non è la cosa ideale per alzare il ritmo, per andare un po' più forte, ma lo ripetiamo, questa macchina qua, questa nuova Impresa, è una macchina pensata per essere pratica, sicura, efficiente e duratura, quindi non è il suo mestiere andare molto forte, anche perché il motore è il classico boxer Subaru completamente rivisto, però è un 1.6 aspirato e quindi non si possono pretendere prestazioni esagerate. Però va detto che quando si chiede tutto agli altri regimi ha un po' di grinta e gira appunto grazie alla disposizione piatta dei cilindri, allo schema boxer, è molto equilibrato e gira rotondo anche vicino alla zona rossa, che è a 6.500 giri. Rispetto alle precedenti Subaru, qui si nota anche un miglioramento della qualità costruttiva. La plancia, per esempio, in questo esemplare top di gamma è veramente ben fatta, con il rivestimento sottolineato da delle cuciture in contrasto di colore. I pannelli porta sono ben fatti, il rivestimento dei sedili in pelle. In generale, appunto, si nota anche gli stessi comandi della climatizzazione, le manopole del multimedia, una costruzione decisamente in progresso rispetto al passato. Restano dei dettagli un pochettino sottotono per la classe della vettura, come per esempio il bagagliaio con i fianchi rivestiti di plastica. Interessante il sistema di infotainment, che dispone anche su tutte le versioni di Android Auto e Apple CarPlay, e quindi si può collegare facilmente il proprio smartphone per utilizzare la navigazione, il viva voce e così via, il comando vocale molto efficace e così via. Questa macchina appunto è disponibile in 3 livelli di allestimento ed è particolarmente conveniente e interessante la versione base 1.6 Pure, che ha un prezzo di soli 19.990 euro, ma che appunto dispone, come tutte le altre versioni, di cambio automatico, di trazione integrale permanente Subaru all-wheel drive e della telecamera EyeSight per la gestione di tutti i sistemi di sicurezza, oltre appunto al multimedia in grado di accettare sia l'interfaccia CarPlay di Apple sia Android Auto. La nuova piattaforma Subaru Global Platform consente di migliorare l'assetto della vettura e il comportamento stradale, perché è decisamente più rigida
della precedente, si parla del 70% in più di rigidità torsionale e consente di limitare il rollio grazie alla rivisitazione delle sospensioni, sospensioni che sono state ridisegnate soprattutto al posteriore e ora la barra antirollio non è più collegata sul telaietto della sospensione che poi viene collegato alla scocca, ma sulla scocca stessa. Oltretutto questa macchina, grazie alla nuova piattaforma, è diventata anche più sicura in caso di impatto. In Giappone ha ottenuto le 5 stelle nei test praticamente simili a quelli dell'Euro NCAP che abbiamo noi in Europa, ma ha anche ottenuto il premio per il punteggio più alto in termini di risultati nei crash test e dotazione di sicurezza. Quindi una macchina non solo sicura in termini di sicurezza attiva grazie all'assetto migliorato e così via, ma in caso di sicurezza preventiva con la telecamera EyeSight che consente di avere la frenata d'emergenza e il controllo di corsia, e nella sfortunata ipotesi di un incidente anche un'ottima protezione degli occupanti. Insomma, un pacchetto moderno, efficace, a un prezzo interessante per la versione di attacco.